Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato per voi una crostata di mele e crema pasticcera. Ho preparato un bello impasto con lo strutto, ho preparato delle mele tagliate, della crema pasticcera che poi ho unito alla pasta, alle mele ed ecco il risultato. Veniamo subito alla ricetta. Mettiamo 130 g di zucchero, 150 g di strutto e mischiamo bene. Un uovo intero e due tuorli. 300 g di farina 00. Un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito per dolci. Mischiamo bene all'interno della ciotola prima e poi sul banco dopo, che come vedete non è il mio perché mi trovo nella nostra casa in Salento. Impastiamo tutto con le mani velocemente e creiamo una palla che poi metteremo in frigo a riposo mentre prepariamo le mele e la crema. La copriamo con pellicola e la mettiamo nel frigorifero. Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera. In una pentola mettiamo 3 tuorli, 80 g di zucchero e mischiamo con la frusta, sempre a fuoco spento. Aggiungiamo 50 g di fecola di patate o amido di mais. Sempre mescolando, aggiungiamo un pizzico di sale e nel frattempo riscaldiamo, e deve essere bollente, 500 g di latte che mettiamo pian piano sulle uova, sempre a fuoco spento. Mischiamo bene, facciamo sciogliere le uova con lo zucchero. A questo punto accendiamo il fuoco e, sempre continuando a mischiare con la frusta, aspettiamo che la crema si addensi. Eccola pronta. Per farla raffreddare la mettiamo in una ciotola con della pellicola a contatto. Nel frattempo prendiamo 3 mele, le sbucciamo e le mettiamo all'interno di una ciotola dove abbiamo messo del succo di limone e le tagliamo a spicchi. Aggiungiamo dell'altro succo di limone, prendiamo uno stampo a cerniera, mettiamo sotto della carta forno, lo chiudiamo bene
e ritagliamo tutto intorno con delle forbici. Mettiamo dello strutto sulla base della teglia e ai bordi. Riprendiamo il nostro panetto, lo mettiamo tra due fogli di carta forno e con il matterello cominciamo a dargli una forma appiattita. Ecco fatto. Lo sistemiamo all'interno della nostra teglia a cerniera. Premiamo bene con le mani e formiamo un bordo che servirà per contenere sia la crema che le mele. Mettiamo tutta la crema che ormai è raffreddata. La distribuiamo bene nel contenitore e iniziamo a sistemare le fette di mela come ci piace. Io in questo caso ho cominciato dal centro e ho fatto come una specie di fiore. Ho completato con tutte le mele, ho aggiunto una bella spolverata di zucchero semolato sopra e ho infornato a 180 gradi ventilato per 40 minuti. È perfetta, eh? Ed è buonissima, fragrante perché lo strutto gli dà quella consistenza giusta, friabile. Ecco qui il taglio. Qui è andata a ruba, non è durata nemmeno 2 ore da quando l'ho tagliata. È finita subito. Grazie a tutti.